Approdata oggi in aula all'ARS la finanziaria, fino a domani si potranno presentare gli emendamenti. Protesta questa mattina a Palermo a Piazza Indipendenza degli ex sportellisti, oggi si ritrovano senza futuro e senza ammortizzatori sociali. Successo ieri a Palermo per la manifestazione domenica favorita al parco anche le associazioni animaliste. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di lunedì 23 aprile. Come avete appena sentito nei titoli, stamattina è approdata in aula all'ARS la finanziaria. Doveva essere un testo snello ed invece la Commissione ha approvato un documento di 120 articoli. Fino a domani si potranno presentare gli emendamenti, poi alle 14 inizierà la discussione generale. Doveva essere una finanziaria snella ed invece quella approdata oggi in aula consta di ben 120 articoli invece di 35. Fino a domani si potranno presentare gli emendamenti, alle 14 inizierà l'esame per la discussione generale, poi i lavori verranno sospesi per riprendere giovedì 26 alle 10. L'approvazione della manovra, secondo il calendario, dovrà arrivare entro le 22 di domenica 29 aprile. Nel documento spazio ai provvedimenti sociali come il quoziente familiare, prevedendo dal 2019 una fascia di esenzione, una no tax area per i nuclei composti da almeno 4 persone a carico con non meno di 3 figli. Il riferimento è la soglia Istat di povertà. Poi il reddito di inclusione, per il quale viene ampliata la platea prevedendo il bonus mensile da 190 a 490 euro a chi ha un ISEE fino a 7.000 euro invece che 6.000. Una modifica in corsa spinta da un emendamento del PD. C'è anche l'esenzione dal 2019 del bollo auto per le famiglie in fascia ISEE nelle condizioni di esenzione dal ticket sanitario e che abbiano una sola auto di non oltre 53 kW. 5 milioni sono stanziati per contributi pari a 20.000 euro alle giovani coppie formatesi da non più di 3 anni per acquistare, costruire o restaurare la prima casa. Appena 200.000 euro per il reddito di libertà per le donne destinate alle vittime di violenza, un finanziamento da 5,4 milioni per contributi alle scuole paritarie primarie e secondarie per classi di almeno 10 alunni con portatori di handicap e con difficoltà di apprendimento, 30 milioni in più per i disabili. Al centro della manovra ci sono le assunzioni e le stabilizzazioni di LSU, PIP e precari dei consorzi ASI, come quelle consentite ai comuni per far partire i piani di prevenzione dal rischio idrogeologico. L'obiettivo dichiarato è quello di consentire agli enti che si sono dotati di piani di emergenza comunale di assumere anche con contratti a termine laureati in scienze geologiche o ingegneria per l'ambiente e il territorio. Concorsi in deroga al blocco delle assunzioni alla Regione del 2008, consentito anche all'Agenzia regionale per l'ambiente, porte aperte alla stabilizzazione per i 151 forestali che svolgono 151 giornate, nonché agli aumenti in busta paga connessi al nuovo integrativo. Contributi a pioggia a comuni, enti, associazioni e manifestazioni. Una norma prevede che il 50% degli incassi dei biglietti staccati restino ai musei, che diventerà il 70% l'anno prossimo. Nel testo anche norme per un maggiore rigore, come quella che impone agli enti tempi perentori per l'approvazione dei bilanci, pena la decadenza degli amministratori. Protesta questa mattina a Palermo a Piazza Indipendenza degli ex sportellisti che hanno operato nei centri per l'impiego e che oggi si ritrovano senza futuro e senza ammortizzatori sociali. Chiesto un incontro al presidente della regione Musumeci. Le rivendicazioni non sono mai finite perché ormai da parecchi anni che il servizio di politica attiva del lavoro in regione siciliana non viene erogato. Per cui sono 1.700 gli operatori qualificati e riqualificati che hanno i titoli per poter operare, che oggi si trovano al palo, hanno finito pure gli ammortizzatori, gli enti li hanno licenziati. La regione siciliana rimane indietro rispetto alle altre regioni d'Italia perché il servizio di politica attiva del lavoro viene erogato nel resto delle regioni italiane.
1700 lavoratori, ripeto, sono fuori e i cittadini siciliani non ricevono il servizio di politiche attive del lavoro. Sono quelli di orientamento, di incontro domanda-offerta, anche per poi accedere alle azioni di riqualificazione, di formazione. Sono necessarie anche per poter percepire il REI, per cui le forme di sostegno al reddito hanno bisogno prima di fare questi tipi di percorsi. Ripeto, in regione siciliana non ritengono di doversi concentrare su ciò. Da 5 anni seguiamo questa vertenza che è gravissima perché riguarda 1800 persone, 1750 persone, la gran parte specializzati in orientamento, in accompagnamento al lavoro, che fornivano servizi alla regione siciliana attraverso gli enti di formazione di cui erano dipendenti, e 5 anni fa, per la fine del finanziamento europeo a loro dedicato, sono rimasti disoccupati e oggi sono privi di alcun sostegno al reddito già da molto tempo. L'avvertenza è gravissima, gli ammortizzatori sono tutti ormai esauriti, l'avvertenza è gravissima, ma la cosa ancora più grave è che la Sicilia viene deprivata di un servizio di politica attiva del lavoro, che è il nuovo trend che sostituisce gli ammortizzatori sociali per tutti i disoccupati della Sicilia, per tutti i lavoratori in transizione, per tutte le famiglie che hanno difficoltà a resistere senza lavoro. E questi servizi, che potrebbero utilmente accompagnarli nella ricerca del lavoro, non vengono erogati proprio perché il governo si è disimpegnato dal trovare soluzioni per poter produrre l'integrazione dei servizi pubblici, privati e dei centri per l'impiego. A proposito di governo, l'anno scorso era stata approvata una norma. Sì, la norma che è stata approvata era una norma riduttiva che vedeva un appostamento molto limitato di 14 milioni nel bilancio della regione. In realtà ci sono fondi europei che potrebbero essere utilmente spesi sia per ricollocare le persone che hanno livelli specialistici e che possono intervenire integrando le loro professionalità con quelle dei centri per l'impiego, sia per ricollocare le persone che, non avendo un livello specialistico, potrebbero essere utilizzati in servizi di pubblica utilità e nella digitalizzazione della Sicilia che segna il passo. Stop alla violenza negli ospedali, nei pronto soccorso e contro il personale medico e sanitario. Questo è il tema della manifestazione che si è svolta a Palermo, un sit-in pacifico organizzato dagli ordini dei medici della Sicilia. Per dire no alla violenza, ma principalmente per salvaguardare quello che è un valore, che è il Servizio Sanitario Nazionale, che dà a tutti gratuitamente un trattamento idoneo. Su questo non è più possibile che ci siano persone o soggetti che vanno a rompere ciò che non deve essere rotto, tra cui principalmente un valore. È diventato difficile fare il medico al pronto soccorso? Non solo al pronto soccorso, è fatto difficile fare il medico sia per carenze strutturali, ma ancora di più perché si è rotta quella che qualcuno dice il rapporto di fiducia medico-paziente. Anche l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, telemedicina, che apparentemente avvicinano, purtroppo allontanano. Talvolta la persona già viene preparata dal dottor Google, poi va dal dottore e vuole che il dottore faccia le cose che ha letto il dottor Google. Non è così. Il dottore è pronto anche ad assumersi le proprie responsabilità, però altrettanto è corretto, per senso civico, ascoltare chi deve prestare un'opera professionale. Serve più sensibilizzazione e informazione per, diciamo, tutelare la categoria? Assolutamente sì, tutelare la categoria, ma qua bisogna tutelare quello che ho detto poc'anzi, il valore del Servizio Sanitario Nazionale. Chi rompe fa un danno non solo alla persona, al medico, all'infermiere o rompe una vetrata che sia, ma rompe qualcosa che poi domani gli deve dare un servizio. È una giornata importante per dire in questa piazza no alla violenza, per lanciare un appello alla società civile. La società civile deve espellere dalla propria società questi delinquenti criminali. La maggior parte dei componenti della società civile sono delle brave persone, quindi fuori questi delinquenti.
Basterà una guardia giurata per difendere i medici? Ma bisogna mettere in atto tutte le misure di sicurezza. I pronto soccorso dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, io posso parlare di questi, essendo competente solo su questi, sono tutti dotati di videosorveglianza, ci sono le guardie giurate H24 e le 92 guardie mediche sono anch'esse dotate di videosorveglianza e il personale che ci lavora ha anche un sistema di allerta, il tracker mobile Pocket Man Down, che consente l'attivazione sia attraverso l'intervento, l'azione del medico, che attraverso il Man Down, quindi uomo a terra, se si viene attaccati. Quindi i presidi vanno messi in sicurezza, i criminali devono invece andare tutti in galera. Seconda giornata di incontri e formazione nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Casa dei Giovani di Bagheria, lo straniero e l'ombra, le origini della xenofobia. Un modo per conoscere le radici dell'avversione indiscriminata nei confronti degli stranieri e di tutto ciò che proviene dall'estero. Vediamo. È un momento importante, stamattina qui in comunità si sta svolgendo proprio un seminario di psicodramma analitico junghiano che servirà molto alla formazione di operatori che lavorano nel settore delle tossicodipendenze non solo, ma anche nell'ottica di un rilancio di quella che possono essere le esperienze formative all'interno di una struttura. Infatti oggi non siamo a Villarosa, ma siamo nella comunità terapeutica appunto Casa dei Giovani, per poter alla fine anche far conoscere a questi psicologi, futuri psicologi, quelle che sono le realtà che si occupano del sociale. Quindi per noi è un momento anche importante, non soltanto con l'ordine degli psicologi, ma abbiamo avuto la bellissima presenza di Filippo Pergola della Polianalysis, abbiamo avuto la bellissima presenza anche del professore Girolamo Loverso, quindi un insieme di cose che ci portano a pensare che lo stare assieme ci fa crescere. Noi siamo felici che questa esperienza si svolga in comunità, dove attivamente ogni giorno lavoriamo con le persone tossicodipendenti. Devo dire che ci occupiamo da anni anche di persone extracomunitarie, abbiamo avuto molte persone che vengono dalla Tunisia, tossicodipendenti, persone dell'Ucraina, persone della Cecoslovacchia, quindi l'apertura della Casa dei Giovani verso le persone non italiane è già avvenuta da tanti anni. L'esperienza dello psicodramma, che è utilissima per la formazione degli operatori che verranno, non è nuova per la Casa dei Giovani, perché è stata fatta qualche anno fa in comunità, è stata fatta anche qualche anno fa a Palermo in un centro a bassa soglia sempre della Casa dei Giovani, e dobbiamo dire che è stata un'esperienza veramente gradita agli operatori del settore e molto formativa. Ecco, quali sono le competenze che sviluppa questo particolare laboratorio? Sviluppa la socializzazione, l'empatia, sviluppa l'empowerment verso gli utenti, la fiducia che devono acquisire loro prima su se stessi e poi sugli operatori che sono qua per dargli una mano, quindi per aiutarli e per indirizzarli. La formazione è fondamentale, lo psicodramma è un metodo che consente di mettersi in gioco, di venire fuori spontaneamente per quelle che si è e per quelle che possono essere i propri bisogni. Abbiamo simulato attraverso lo psicodramma l'incontro con l'altro, con lo straniero in questo caso, che rappresenta la parte nuova di questo lavoro, e abbiamo avuto la possibilità di far sperimentare agli ospiti di questa esperienza cosa può significare l'incontro con l'altro, l'altro molto spesso che ci fa paura, che non conosciamo, che è diverso da noi e che invece in questo caso molto probabilmente ha anche delle cose positive da portarci, dei messaggi nuovi da poterci dare, ed è l'incontro con una nuova cultura, con una nuova parte anche di noi stessi. Questa è l'esperienza psicodrammatica. Anche a Palermo sabato scorso in tanti sono scesi in piazza per dire di no alla guerra in Siria. Il corteo si è mosso dal Teatro Massimo ed è arrivato a Piazza Pretoria. Decine le sigle aderenti. Sensibilizzazione soprattutto tra le masse popolari, i lavoratori che sono oggettivamente disinformati da TV, giornali. Non nel senso che la notizia non passi, ma nel senso che non passano le notizie giuste, le notizie approfondite, e non passano gli effetti di queste iniziative, per esempio del governo italiano.
perché è vero che a bombardare la Siria sono stati la Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti in primis, con 100+ missili del costo, parliamo pure del costo, ognuno di $1,5 milioni. È vero che sono stati loro, però il governo Gentiloni, attualmente ancora in carica per gli affari generali normali, ha detto che le nostre basi sono sempre a disposizione, ha offerto la posizione logistica e ha comunque espresso pubblicamente il sostegno sempre a qualsiasi governo americano. È un momento estremamente difficile che vive l'Italia, l'Europa, con una serie di interventi a dire folle poco, di guerra, di minacce di guerra, che sono estremamente gravi e che mettono in dubbio la coesistenza pacifica dell'essere umano. L'ANPI scende in piazza per dire di no alla guerra, per dire fermiamo questi tentativi folli di fare precipitare le situazioni, di tentare di risolvere occupazioni militari in territori interessanti per altri motivi, vedi petrolio o altro, con questioni, con azioni militari assolutamente intollerabili. Per non dire anche no alla strage perpetrata dalle forze armate israeliane nei confronti dei palestinesi disarmati che si limitano a fare marce commemorative. Questo è un atto criminale, quindi la manifestazione è anche per questo. Non bisogna dimenticarlo. Parliamo di rifiuti. Gli oltre 5 milioni di siciliani che ad oggi spendono cifre iperboliche per la Tari con il sistema 1-1 risparmierebbero 500 milioni l'anno sul sistema di gestione dei rifiuti. Lo afferma il sindaco di Sutera, che da 3 anni fruisce del servizio di monitoraggio ed implementazione della differenziata 1-1. Vediamo. Qualche volta la raccolta differenziata dei rifiuti sconfina dalle valenze ambientali ad altre, per così dire, aritmetiche. Il sindaco di Sutera, città del Nisseno che da 3 anni fruisce del servizio di monitoraggio ed implementazione della differenziata 1-1, dichiara che la spesa per la gestione dei rifiuti nel proprio comune è diminuita considerevolmente, sia per le casse dell'amministrazione che per quelle delle famiglie. Noi siamo partiti che spendevamo oltre 350.000 euro l'anno, ora ne siamo meno di 250, siamo circa 230.000 euro, quindi una riduzione abbastanza sostanziosa per quanto riguarda le spese per la gestione di tutto il ciclo dei rifiuti. Questo sistema 1-1 ci ha dato la possibilità di dare una premialità ai cittadini che hanno conferito attraverso questo sistema e l'hanno utilizzato quasi tutti, quindi questo ha dato questa premialità, per cui è un'ulteriore riduzione delle spese per le famiglie che siamo riusciti a ottenere in questi anni. L'aritmetica ci dice che 150.000 euro risparmiati in ciascuno dei 3 anni, distribuiti tra circa 1.500 cittadini di Sutera, attribuiscono ad ognuno un risparmio di 100 euro. E dunque gli oltre 5 milioni di siciliani, che ad oggi spendono cifre iperboliche per la Tari, tutti insieme con 1-1 risparmierebbero 500 milioni l'anno sul sistema di gestione dei rifiuti. 1-1 personalizza il rifiuto e determina il reale apporto di ognuno di noi alla raccolta differenziata, ed è un sistema a fastidio zero. Preceduto da un'attività di comunicazione sulle procedure, 1-1 traccia i rifiuti nella quantità e nella qualità, consentendo ai cittadini di monitorare online il procedere dei propri conferimenti anche in vista degli sgravi sulla bolletta. Le famiglie non sono costrette ad acquistare sacchetti appositi né a rispettare complicati calendari di conferimento. I rifiuti, differenziati secondo una procedura semplice, possono essere buttati via via che li si produce. 1-1 è anche il motore della filiera siciliana del rifiuto, che nasce dalla collaborazione con la Montalbano Recycling Ltd, con le sue compostiere mobili di comunità per la biostabilizzazione della frazione organica, e con l'Helium Detec, con i suoi impianti di produzione di biogas. 1-1 monitora e traccia i rifiuti differenziati. Gli impianti di Helium e Montalbano li trattano e consentono ai comuni nella prima fase di trarne metano e nella seconda di produrre materia prima seconda, cioè compost dall'organico e balle di carta e plastica da imballaggi e vetro. La filiera siciliana del rifiuto è a chilometro zero, in quanto i rifiuti vengono prodotti, ritirati e trattati sul territorio, azzerando ulteriori costi di trasporto da una parte all'altra della Sicilia, e la materia prima seconda viene resa disponibile sul posto per i consorzi di riuso del CONAI.
1-1 Montalbano ed Elio Medtech insieme costituiscono la risposta all'emergenza rifiuti della regione siciliana, ma anche la strada maestra della gestione ordinaria da cui al momento la Sicilia dista anni luce, nonostante l'incremento di certe percentuali di raccolta differenziata raggiunte con un ulteriore salasso alle tasche dei cittadini. Nell'ambito di Domenica Favorita, che ha visto ieri la chiusura al traffico del Parco della Favorita di Palermo, anche l'opportunità di un'azione di sensibilizzazione sui cani dei canili da parte delle associazioni animaliste. La Domenica Favorita, ieri il secondo appuntamento per i cittadini palermitani che hanno potuto vivere in una fantastica giornata di sole l'iniziativa della chiusura al traffico del Parco della Favorita. Famiglie coinvolte in tante attività, tra le quali l'opportunità di sostenere le associazioni animaliste impegnati con banchetti informativi sul loro operato, ma anche presenti per un'azione di sensibilizzazione che comprende la sfera delle adozioni dei quattro zampe dei canili. Grazie all'invito dell'associazione Cani Salvataggio oggi abbiamo insomma la possibilità di fare un po' di sensibilizzazione a quelle che sono le attività delle associazioni, in particolare oggi siamo qui lì da Felici nella Coda. E proponiamo ovviamente cani in adozione, soprattutto dai canili o dai rifugi, e poi ovviamente parliamo di diritti animali a 360 gradi come di consueto, e principalmente attraverso il nostro materiale informativo cerchiamo appunto di invitare la gente a riflettere sull'importanza sia dell'adozione soprattutto dal canile municipale, che sappiamo essere un posto tra virgolette terribile per i cani, e sull'importanza della sterilizzazione. Queste sono le tematiche, diciamo, su cui puntiamo maggiormente. Anche noi come la Lida siamo qui come Felici nella Coda, stiamo cercando di coinvolgere la cittadinanza palermitana, che si dice che non sia molto sensibile all'argomento degli animali, invece qui possiamo vedere che c'è tanta gente, vengono tanti bambini, tante persone sono incuriosite anche del nostro stand. Continuiamo il nostro progetto scuola, lunedì ci sarà una prossima tappa, e stiamo cercando anche di parlare di progetto scuole, di parlare di adozione di animali, soprattutto quelli dei canili, e noi come Felici nella Coda abbiamo ancora i 26 cani sequestrati a Nino Spina. Alcuni di questi hanno già trovato casa, altri stiamo cercando di trovargli delle adozioni definitive. Il segreto allora è informare per avvicinare i cittadini agli animali. Sì, sì, soprattutto informare, perché c'è tanta gente sensibile, buona, però a volte non si conoscono le vere problematiche della città di Palermo. Ed a proposito di quattro zampe, l'associazione Cani Salvataggio ha coordinato le attività della giornata, che ha visto dimostrazioni di obedience ed altro, ma anche la prova di unità cirofia della Polizia di Stato con un labrador addestrato nella ricerca di esplosivo attraverso la tecnica di discriminazione olfattiva. Domenica 6 maggio il terzo appuntamento. La presenza di quattro zampe in città, tanto discussa e tanto amata dal popolo palermitano, ha sicuramente necessità di una buona educazione cinofila del conduttore e successivamente del cane. È quello che si prefigge l'associazione Cani di Salvataggio, che sta sviluppando, grazie anche all'interessamento del comune e delle istituzioni, questa forma di educazione e di addestramento cinofilo mirata a tutte le persone e a tutti i possessori di cani. Quest'anno i vostri cani dove saranno impegnati? Allora, quest'anno i cani dell'associazione di salvataggio sono impegnati tutti i fine settimana di luglio e di agosto presso la spiaggia di Mondello, grazie a una convenzione con la Mondello Italo-Belga, e sono impegnati in tutte le manifestazioni sportive, natatorie e velistiche che si svolgono a mare in tutta la provincia di Palermo, di Trapani e in alcune zone della Sicilia. Domenica 6 maggio ci sarà una sorpresa. Sì, domenica 6 maggio chi volesse far provare al proprio cane l'ebbrezza del primo bagno, organizziamo qua al Dog Village, alla Domenica Favorita, una piscina dove potranno i cani, grazie insieme agli addestratori dell'ACS, fare il loro primo ingresso in acqua, e le persone potranno anche assistere a qualche piccola esibizione di salvataggio nautico fatta dai nostri meravigliosi cani. La Rossa ad Aspra è l'affascinante nome della manifestazione che si è svolta sul lungomare di Aspra. Una ventina di automobili della gloriosa casa Ferrari in esposizione nella frazione Marinara per mostrarsi in tutta la loro bellezza.
Si è lavorato a questo evento già da diversi mesi ed è il primo, noi abbiamo già organizzato eventi, ma non così visibile sul territorio di Aspra, vedete sul lungomare che per noi è fondamentalmente il luogo di ritrovo di questa piccola ma stupenda frazione. È un piccolo segnale perché la Proloco ha la possibilità proprio di promuovere il territorio, portare le persone a conoscere la bellezza del nostro territorio, e questo è un piccolo segnale di una manifestazione che può dare visibilità al nostro piccolo paesino. L'accoglienza e il calore è tantissimo, anzi stiamo rimanendo veramente sorpresi e felici. Cosa vi dicono? Allora, intanto l'entusiasmo è talmente tanto che è difficilissimo trattenere le persone dietro il nastro e farle infilarsi dietro, perché le fotografie sono ormai una cosa di tutti i giorni, quindi potersi fregiare di una fotografia con una Ferrari, quindi soprattutto è solo l'inizio di un piccolo evento, perché con questo bel club ci piacerebbe organizzare poi anche degli altri eventi un pochino più strutturati, con come ha detto il Presidente, magari coinvolgere anche le scuole, coinvolgere magari bambini disabili, perché comunque regalare delle emozioni con delle Ferrari, dico, è una cosa stupenda per tutti. Il nostro obiettivo è quello di regalare queste giornate veramente meravigliose. Organizziamo anche degli eventi per quanto riguarda bambini disabili, regalargli queste giornate veramente indimenticabili, indelebili. Perché la Ferrari ha questo richiamo così forte per tutti noi? Ma secondo me, dico, il marchio Ferrari, dico, penso che tutti noi da bambini comunque, dico, era il marchio più importante e ancora oggi comunque, dico, lo è. Perciò quindi, dico, rappresenta la nostra Italia comunque il marchio Ferrari. Oggi qui le macchine più importanti, a parte le macchine d'epoca, dico, noi abbiamo un F12 740 cavalli, abbiamo un California 510 cavalli, 458 Italia, dico, insomma, abbiamo delle macchine sia epoca che è moderna comunque all'interno del nostro club. Questo è un evento fondamentale, bellissimo per la frazione, vedere questi mostri della meccanica e l'ingegneria sul piano stenditore per noi è stupendo, però purtroppo io devo andare a constatare alcune mancanze da parte dell'amministrazione, anzi non alcune ma la totale mancanza da parte dell'amministrazione, dalle buche, mi riferisco alle buche della strada che sono state riparate dalla Proloco. Io infatti per questo ringrazio sia la Proloco che quegli organizzatori che stamattina dalle 7 di mattina hanno ripulito lungomare, ed è brutto, non è questa l'accoglienza che si deve fare. È brutto constatare la totale assenza da parte del comando della Polizia Municipale e tante altre mancanze come organizzazione. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione.